Dovrei comprare uno strumento per la difesa personale? Un'arma progettata per la difesa personale? Allora, ci sono tutta una serie di cose facilmente reperibili in libera vendita che vengono vendute come strumenti per la difesa personale. Parlo del Kobutan o Palm Stick. Parlo di alcune tipologie più o meno camuffate di tirapugni. Ci sono diverse cose che trovate in rete, ma queste sono le due principali. E la risposta, se sia il caso di utilizzarle o no, è fondamentalmente no. Per diversi motivi. Il primo è che dovete saperlo utilizzare, non è uno scherzo. Il secondo è che i danni che potreste fare se li sapete utilizzare dovete giustificarli, per cui dovrai rispondere anche del fatto che tu hai premeditato di voler utilizzare uno strumento. E infine, giusto per chiudere, se venite fermati da un agente delle forze dell'ordine, non sperate di farla franca dicendo che è un portachiavi, che è un oggetto che utilizzate per massaggiare, che è una cosa che vi hanno regalato e non sapete che cos'è. Non state parlando con degli stupidi, state parlando con delle persone che queste cose le vedono tutti i giorni e spesso in mano ai criminali. Cosa vogliamo fare? E come sempre, se hai dei commenti, delle idee, dei suggerimenti, scrivimeli pure. Apprezzo molto quando qualcuno che vede i miei video mi dà una sua idea, magari anche che sia opposta alla mia. Infine, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Guarda che fa bene, eh? Chiedi in giro. E clicca sulla campanellina in modo tale che ti arrivi una mail direttamente nella tua casella di posta tutte le volte che io carico il video, il che in verità non capita spessissimo, più o meno una volta a settimana, se ce la fai a sopportarlo.